tutti questi alti e bassi, alla fine, se ci andiamo fino in là, arriveremo a, cioè, mi piaceva dire, alla fine dell'andata, Di che a metà sono del 7 ritorno. partite, lei di cosa sta parlando? Sto parlando del fatto Quante che partite ci sono in un anno? Hai questo, tolto, sono, siamo alla settima. siamo a un quarto del campionato. Quindi Quarto, questo volevo quarto. chiedere, non le sembra che il tempo comunque giochi contro e quindi stia finendo? Quella seconda domanda invece era questa. Vabbè, me lo dica lei che lo sa, Secondo me sì. io ho parlato un attimo fa, il mio tempo non finisce, A inizia Milano finisce domani. molto prima del solito per gli allenatori. Che ne so, Questo volevo chiedere. La seconda no, domanda, mica, questa. No, dovrei la essere realtà è contento fatta, se la conosce dovesse anche lei, succedere. no? Cioè, voglio avviare Milano, non è un posto diverso da. Beh, Cioè, un posto diverso, questo e volevo sentire continua da la lei. domanda. Capire se non si rende conto che magari riaccelererà questo processo. Questa è la Come si domanda. deve fare? Provare da domani a fare una partita dove sa cosa ci mancano? I punti. Lei parla di prestazioni perché non, mi sembra che tutte le partite non le abbia viste con attenzione. No, E queste i con punti attenzione, questo è mancano, qua. i punti mancano. Quindi servono solo i punti. Dice poco. Ci proveremo a farli il prima possibile, a cominciare da domani. Come lo vedi Mazzarri, Matteo, Maran? Beh, lo vedo ovviamente nervoso, inevitabile che lo sia, quando vive il momento più difficile della sua carriera. Io credo che questa sia stata la settimana più dura nei 12 anni da quando partì con la Cireale a oggi di Walter Mazzarri, che tra l'altro non è mai stato esonerato, ricordiamolo. Quindi ecco, in queste ore, in questi giorni, siccome si parla anche di questo come scenario, credo che lo preoccupi maggiormente. Se